La Regione ha messo in campo fin dal 2010 questa importante iniziativa, soprattutto gli uffici regionali su questo hanno puntato molto e si è arrivati oggi a questo quarto step, con cui possono essere tratte le prime conclusioni, che sono conclusioni sicuramente positive. Certo, molto resta ancora da fare, soprattutto sul piano della comunicazione specifica alle famiglie per quanto riguarda i benefici effetti che possono derivare da un'attività di compostaggio, diciamo, abbastanza spinta. Io credo che il territorio regionale abruzzese, proprio per come è conformato, si presti molto a un discorso di questo tipo. Ecco, l'importante era cercare di raggiungere più abruzzesi possibile affinché queste misure possano avere un costrutto ancora migliore. Dovesse indicare un messaggio agli abruzzesi per un comportamento virtuoso e anche un po' per quella che può essere la caratteristica dell'Abruzzo per questo tipo di disciplina virtuosa. Il messaggio è duplice, uno quello odierno proprio di cercare di vedere effettivamente cosa significa il compostaggio, che cos'è e che cosa potrebbe essere in funzione di un minore utilizzo di risorse naturali, da cui deriva per esempio il cibo. Il secondo aspetto è che per quanto attiene il ciclo, dei rifiuti, e la specifica attività della differenziazione degli stessi, vi anticipo che, abbiamo finanziato 59 progetti di altrettanti comuni abruzzesi per questo tipo di attività per complessivi 600.000 euro. Ecco, anche in questa specifica misura del PORFAS che abbiamo utilizzato, noi contiamo di operare una campagna informativa il più possibile dettagliata alle famiglie ma anche alle nuove e giovani generazioni per migliorare ancora di più i risultati di questa attività. Cambio verticale di argomento, Ombrina Mare e la Regione si è dichiarata per quel che riguarda un po' il progetto e per quel che riguarda il comportamento proprio della Regione. Sì, credo che sull'argomento almeno da parte nostra, da parte della Giunta regionale, da parte mia come tenutario della delega sull'ambiente si è già detto parecchio. Di nuovo c'è che per quanto attiene la richiesta che ci è stata avanzata da WWF Legambiente, la Regione è orgogliosa di raccogliere questo invito e quindi di assumere questo ruolo guida di questo vasto movimento che si è ormai creato da qualche anno e che si sta sempre più alimentando sulla contrarietà a trasformare l'Abruzzo in un distretto minerario. Noi lo facciamo con atti concreti, con le manifestazioni di vario genere, come può essere un flash mob, va pure bene, insomma, noi preferiamo agire in maniera diversa.